Per farle una sintesi, nel mio intervento io ho voluto toccare diciamo, l'importanza come dei partenariati pubblico-privato, perché come opportunità per la crescita anche del sistema paese a livello sociale, economico, produttivo, e nell'esplorare questi partenariati pubblico-privato ho voluto incentrare come nascono per favorire l'integrazione intersettoriale e intrasettoriale per una PA che si organizza a offrire servizi in una visione utente-centrica. Poi su questo siamo entrati anche nelle tematiche dell'importanza del capitale umano, perché è necessario lavorare nello sviluppo delle competenze e quindi nell'acquisizione dei talenti sia nel pubblico che nel privato. E da ultimo, quando ho parlato dell'eccellenza abruzzese, ho voluto sottolineare l'importanza del settore manifatturiero, turismo, agroalimentare e del settore dell'istruzione e della ricerca con le università di Chieti e di Teramo, ma dando come suggerimento non solo di continuare a lavorare su questi asset, ma di entrare nel merito anche di innovazione tecnologica, cioè puntare di più all'innovazione tecnologica, alla connettività e anche alla sostenibilità per fare dell'Abruzzo una regione dove si sviluppa l'impresa sostenibile.